situazione insostenibile. Noi da un anno abbiamo cercato di contrastare questo fenomeno. È insostenibile sia per i cani che sono all'interno della villa, sia anche per tutti i cristiani che vivono all'intorno della villa, quindi il condominio che è qui proprio vicino. In questo momento stanno intervenendo, a parte la polizia locale e i carabinieri da forestare, ATS e il gruppo Zoofilo. Come amministrazione cercheremo di far tornare alla normalità la situazione, proprio perché i cani stanno vivendo una situazione non consona per i cani e neanche per i cristiani che abitano qui vicino. È una situazione molto grave, dove abbiamo visto tutti i video ripresi dai condomini della palazzina a fianco, dove ci sono maltrattamenti degli animali, e questo mi dispiace molto. Sono molto contento che c'è stato un segnale importante di vicinanza da parte dell'amministrazione. Io stesso ho segnalato questo episodio trasmettendo una mail alle guardie zoofile e sono molto contento che subito il giorno dopo, oggi, sia potuto intervenire e certificare la situazione di questi animali. Sono contento che ci sia stato l'intervento delle guardie zoofile e della guardia forestale, perché questo permetterà di dare più forza al sindaco per effettuare un'ordinanza, che si aspettava già da tempo per l'interesse e il benessere degli animali che sono stati trovati all'interno di queste abitazioni. Sono molto contento, soddisfatto, solo ieri ho mandato la segnalazione e oggi è stato fatto l'intervento, quindi questo sia di buon auspicio per risolvere la situazione nel miglior modo possibile.